Papà, Martina e Cho non ci sono. Come non ci sono? Ma no, dai, saranno andati in giardino. Ma no, siamo appena stati in giardino e lì non c'è nessuno. Vado io a cercarli, dite a Nicolas che venga subito. A Nicolas! Nicolas? Nicolas, mi ascolti? Stammi a sentire, i miei figli sono scomparsi e voglio che tu mi aiuti a cercarli. Prendi subito la macchina. Adesso, per te è un problema? Ehi! Ehi, tu! Che cosa vuoi? Ma sei matta! Prometti un bacio a Martin e gli dai una moto sabotata! Guarda che non è così. Comunque, che ti importa? Oh, certo che ti importa. Ti piace Martin? Che faccio, che dico ora? Lascio perdere. Sì, lascio perdere. Andiamo a lavorare. No, 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 non ce la faccio, Cecilia. Questa cosa non funziona, non funziona, non ci riesco. È matto? Che ci fa chiuso qui con la signorina? No. Sa, lei mi ricorda una persona che si è comportata molto male in questa casa. E non solo per la sua irriverenza. Nasconde qualcosa, lei. E somiglia tanto a... Facciamo pratica. Allora, ecco il volante. Il clacson e... Che ho fatto? Non lo so. Oh, accidenti, il cambio! Come funziona? E adesso che faccio? Le cose tra di noi si risolvono tra di noi. Perché mi hai messo nei guai? Che dici? Sto dicendo che con il lavoro non si scherza, chiaro? Stai delirando, no, ma non che sto dici? Delirando, non sto delirando. Qualcuno è andato a raccontare tutto. Te lo dico una volta sola. Joe? Tu chi sei? Non essere pessimista. Papà piace molto Nicolas. Sul serio? Sì, io lo conosco. Quando sta con te è sempre contento. Questo che vuoi dire? Scusa, fammi capire. È contento quando sta con me? Non mi dire che lui ti piace. Presto, presto, non c'è tempo da perdere. E arrivo, Orazio, un momento, per favore. Un momento. Insomma, Nicolas, vuoi sbrigarti? Andiamo. Signor ambasciatore.